curvatura dell'edificio freudiano. Jacques Lacan, in un'intervista alla rivista Thomas, numero 331, pagine 2 e 3 del 1968. Traduciamo. L'armatura dell'edificio freudiano, ovvero l'equivalenza mantenuta da Freud della funzione immaginaria del fallo nei due sessi. Tra parentesi, per lungo tempo la disperazione degli amanti, amatori più, di false finestre biologiche, tra doppie virgolette, ovvero naturalisti. Oltre alla funzione immaginaria del fallo, il complesso di castrazione, trovato come fase normativa, questo è Lacan, normativa, dell'assunzione da parte del soggetto del suo proprio sesso, il mito, continua la lista delle parti dell'armatura, il mito dell'uccisione del padre reso necessario dalla presenza costituente del complesso di Edipo in tutta la storia personale e l'effetto di sdoppiamento portato nella vita amorosa dall'istanza stessa ripetitiva dell'oggetto sempre da ritrovare in tanto che unico. La funzione immaginaria del fallo. Funzione immaginaria i cui effetti sono reali. La doppia circolazione di uomini e donne nella negazione della differenza sessuale. E alcune donne mettono in discussione la posizione di subordinate in questa circolazione. Poiché non è una prerogativa femminile, le altre e gli altri godono circolando. Certo, rispetto alla credenza degli amatori delle false finestre biologiche, la funzione immaginaria del fallo nei due sessi, li vede proprio. Il padrone vede lo schiavo cieco. Ebbene, questa funzione immaginaria del fallo nei due sessi sembra una gran cosa. E invece è antropomorfismo, due sessi. Antropologismo, fantasma paranoico. Che ne dica e per quanto si sia scritto. È stato scritto il secondo sesso della Simone de Beauvoir. Non ci sono due sessi. Il sesso, l'etimo è taglio, è innumerabile. Il sesso procede dal due. Il passo del tempo procede dall'apertura. E addirittura è complesso di castrazione, simbolico, in questo caso per Lacan, come fase normativa. Cioè a forza di legge questa. E se chi ha scritto
un libro dal titolo La forza di legge, di Jacques Derrida. Fase normativa, quando invece la normatività abolisce la parola, abolisce l'inconscio, abolisce la dissidenza, abolisce il numero. E la normazione sarebbe quella dell'assunzione del soggetto del suo proprio sesso. In francese è così, son proprio, no? Non è il suo sesso, è addirittura proprio. È proprio, è posseduto questo sesso. E come fantasma il sesso possiede il presunto soggetto. Il cosiddetto delirio erotico che 150 anni fa, 100 anni fa, studiava la psichiatria, ha questa compressione, se non struttura fantasmatica. Il soggetto è già algebra e geometria in azione. L'algebrale e il geometrale sono il soggettuale, senza evento e senza avvenimento. A questo punto il soggetto, negata la parola, può fare ciò che vuole. Assumere o non assumere il proprio sesso, evitare di assumere quello di un altro, ma capita anche questo ai soggetti, e normarsi così con il complesso di castrazione. Oggi il transgender, presunto soggetto, è il colmo del complesso di castrazione, non la via d'uscita. Né carne né pesce, o il pesce che sogna di diventare carne e la carne che sogna di diventare pesce. Come se non dell'avere fosse assumibile. Questa sarebbe la castrazione umana. Per una metamorfosi della rimozione in funzione umana, quella di un popolo di castrati, elite comprese, come ha scritto in un libro 40 anni fa Pierre Legendre. Il mito della morte del padre, che non è il babbo che gioca a fare il morto, è reso necessario dalla presenza costitutiva del complesso di Edipo in ogni storia personale. E se la storia fosse impersonale? E se non si trattasse proprio di questo in un'analisi? La spersonalizzazione della storia? La storia personalizzata è la storia socialmente ammessa, connotativa. Il romanzo intellettuale non più un romanzo nevrotico o psicotico? E questa è la spersonalizzazione, eh? La presenza costitutiva, anche istitutiva e poi destitutiva, del complesso edipico e l'ontologia. Il mito scientifico del padre, di Freud, è una prima articolazione dell'impossibile messa a morte del padre e dell'impossibile incesto con la madre. Nessun obbligo alla messa a morte del padre, nessun obbligo all'incesto con la madre. E anche dell'impossibile messa a morte del figlio, che segue all'uccisione del padre e allo stupro della madre. L'uccisione del padre non è necessaria. L'edificazione del nome è impossibile. Edipo è la materia linguistica della parola e dell'immagine, del linguaggio. Edipo è il modo
della materia in cui Freud si è trovato nel suo viaggio. Come lo è Cristo, come anche ciascun altro elemento linguistico. Nessuno sceglie la materia, il linguaggio e la dimensione delle immagini della sua parola, tra virgolette, quel sua. Possiamo dirlo in modo ilare, no? Parola mia. L'effetto di sdoppiamento non è dovuto all'istanza ripetitiva dell'oggetto, ma del soggetto. E il suo viaggio è circolare e quindi il punto di arrivo si doppia sul punto di partenza ad infinitum. L'armatura è un'impalcatura. Impalcatura dell'edificio. E l'edificio è un omeomorfismo dell'armatura, dell'impalcatura. Non c'è distinzione tra l'armatura e l'edificio. Se Freud ha edificato, si tratterebbe dell'immagine di sé. La lezione di Freud la lasciamo a ciascuno nel suo viaggio, nella sua lettura.